Bilancio abbia riflettuto molto anche sulla sua squadra di governo, girano nomi e pare incontri anche con qualche potenziale futuro assessore, si parla di Giovanni Pagano, si parla anche di qualche ingresso allora, al Consiglio Comunale, ci può dire qualcosa allora, in più? Come giusto che sia, sui giornali, sugli organi di informazione si legge tutto il contrario di tutto, ma questo è tipico della politica nazionale come delle politiche cittadine. È chiaro che in questi giorni ho messo in campo una riflessione, perché noi abbiamo questi sei mesi in cui c'è bisogno di forza, sprint, energia e risolutezza sul piano amministrativo, ma non vi sfugge anche necessità di valutare una compattezza forte della squadra per prepararsi, è inutile che ormai ce lo nascondiamo, anche a una campagna elettorale che ormai è quasi imminente. Quindi questa è la valutazione che sto facendo, nella consapevolezza che non ci saranno cambi radicali, ma una riflessione se sia necessario o meno mettere a punto qualcosa tra il comune e la città metropolitana lo sto mettendo in campo, ed ovviamente è una decisione che maturerò a strettissimo giro. Però di nomi che ho letto veramente ce ne sono stati tanti, quindi non entro nel merito, perché ho letto di tutto, anche che sono quasi ufficialmente candidato a mia insaputa in Calabria, quindi si legge davvero di tutto.